tutti in carrozza, parte il nuovo Pullman 650 e si viaggia in prima classe. Guarda, perché se si parla di comfort, fa discutere il Faro, grande, grosso e potente, facile riconoscerlo, linee più morbide e posteriore più piccolo, più filante, doppi fari multiriflesso, luci di posizione a LED e il naso del frontale più pronunciato che fa tanto Suzuki. Se vi piacciono le prestazioni, siamo a livelli da moto vera. Il motore bicilindrico 650 è uno dei più potenti della categoria. Può superare i 170 all'ora, ma soprattutto ha un tiro estremamente vigoroso, molto pieno anche in basso, pronto nella risposta al gas e soprattutto dolce nell'erogazione, che in città fa molto comodo. La frizione automatica è stata modificata ed ha meno attriti. Resta la trasmissione a tre modalità: variatore normale oppure sport. Il motore lavora a un regime più alto per avere un carattere più sportivo. In alternativa il cambio a comando manuale, due pulsanti al manubrio. Nuovo il telaio, è sempre una struttura a gabbia in tubi, ma la parte posteriore è stata rifatta più sottile. Il nuovo Pullman è diventato più agile, è pesante ma molto equilibrato e il movimento non ce ne si accorge, soprattutto se si va a spasso o se si viaggia. Parabrezza regolabile elettricamente e si chiudono elettricamente i retrovisori per i passaggi millimetrici. E poi tanto spazio. Sotto la sella vanno da 50 litri, ci stanno comodamente due integrali. Poggia schiena regolabile e sulla versione executive schienale anche per il passeggero e manopole e sella riscaldate. Tra le novità i freni. Quelli anteriori sono stati ridisegnati e l'ABS di serie, manco a dirlo. Arriva dai concessionari in questi giorni. Prezzo 9.990 euro la versione base, 10.490 euro l'executive.